Buongiorno a tutti. Oggi vediamo come convertire questa city bike in elettrica con un kit a motore posteriore. Dal produttore yospower.com con 450 euro portate a casa un kit comprensivo di batteria da 13 Ah e display da 3 pollici e mezzo. Il kit comprende i freni con relativi micro switch di distacco del motore, il controller del motore integrato nel portabatterie, tutta la cavetteria, gli attrezzi necessari per il montaggio, un marsupio in omaggio, il caricabatterie, nonché anche l'acceleratore che, ricordo, è illegale in Italia. Secondo la norma, infatti, l'articolo 50 del codice della strada stabilisce una potenza massima per le e-bike di 250 watt e che la pedalata assistita venga meno sopra ai 25 km orari. È previsto soltanto, infatti, un pulsante che può attivare il motore a pedali fermi, purché il veicolo non superi i 6 km orari. Al di fuori di questi parametri, la bicicletta si considera un ciclomotore e soggetto pertanto a bollo e assicurazione. Ho scelto questo kit perché consente di impostare l'acceleratore a massimo 6 km orari come richiesto dalla legge. I 25 km orari potranno essere raggiunti solo con la pedalata assistita. Si tratta di un ottimo kit per convertire la mia bici in alluminio in una e-bike senza spendere una fortuna. Sul sito di questo produttore sono disponibili una vasta gamma di accessori e kit di conversione per e-bike, ma anche e-bike già belle pronte. È possibile acquistare kit di conversione con o senza batteria, con motore sul mozzo della ruota anteriore o posteriore, o anche sul movimento centrale come il TSD Z2, che è stato oggetto di un mio video precedente, di cui vi metterò il link qui in alto a destra. Tra i vari kit a disposizione, ho scelto quello con motore sul mozzo posteriore, con potenza 250 watt, per attacco ruota libera e batteria da 13 Ah. Il portabatterie contiene già il controller per il motore. Questo tipo di batteria è normalmente destinata al montaggio sul tubolare obliquo di qualsiasi bicicletta. Tuttavia, per una questione estetica e per dare al motore un maggior grip sulla ruota, ho deciso di installarla nel portapacchi posteriore. Una volta scelto il kit di vostro gradimento, dovrete selezionare due cose, ossia il diametro del cerchio della vostra e-bike, se da 26 o 28, e soprattutto se la scatola del cambio è a ruota libera o a cassetta. A seconda della scelta vi verranno spediti cerchi con attacchi diversi e anche attrezzi diversi per lo smontaggio. Il kit a ruota libera in genere è quello più diffuso. In pratica il cambio è avvitato su una filettatura maschio. Il cambio a cassetta è usato nei cerchi più professionali. Una volta effettuato il pagamento, nel giro di 2, massimo 3 settimane, arriverà a casa vostra lo scatolo contenente tutti i componenti del kit. Tutti gli attrezzi sono in un'unica scatola. La ruota con il motore integrato è anch'essa ben imballata. Dal motore centrale esce un cavo che va collegato al controller presente sul vano portabatteria. È presente un manuale di installazione molto dettagliato con tanto di figure in lingua inglese che rende l'installazione facile e veloce. La batteria è imballata a parte con tanto di libretto di istruzioni. Dotata di chiavetta di chiusura, la batteria è già inserita all'interno del suo portabatterie che comprende anche il controller del motore. Si tratta di un controller da 36 V, 18 A massimi, protezione da sovrascarica da 31 V, l'input dell'acceleratore varia da 1,2 V a 4,4 V. Questa batteria a litio ha una capacità in termini di energia accumulabile di 481 wattora e circa 1000 cicli e più di ricarica. Necessita di circa 7 ore per una ricarica completa grazie al caricabatterie da 2,5 A in dotazione. Per conoscere l'autonomia di una qualsiasi batteria in termini di chilometri, basterà moltiplicare gli amperora per 3.
Per questioni estetiche ho deciso di non montare la batteria sul porta borraccia, ma sul portapacchi posteriore. Inizio l'installazione smontando la ruota posteriore e successivamente smonterò anche la cassetta del cambio per inserirla sul mio nuovo cerchio a motore con ruota libera. Prima di effettuare l'acquisto di questo kit di conversione, vi consiglio di misurare attentamente i tubolari della vostra bici per evitare brutte sorprese in fase di installazione. Anzitutto vado a sgonfiare la ruota per farla passare attraverso le pinze dei freni. Successivamente svito i dadi che la bloccano alla forcella posteriore. A questo punto occorre smontare il nostro cambio ruota libera e andarlo a rimontare sul cerchione col motore nel mozzo. Ribadisco che se avete un cambio a cassetta dovrete acquistare il relativo kit per cambio a cassetta. Per svitare questo cambio su ruota libera andiamo ad utilizzare l'apposito attrezzo in dotazione. Lo smontaggio avviene svitando in senso antiorario questo cambio dalla sua filettatura. Con una chiave inglese del 21, pertanto basterà svitarlo tenendo ferma la parte opposta. Questo cambio a 7 marce sarà riavvitato sul cerchio che contiene il motore. In questo particolare notiamo la filettatura del cambio a ruota libera. Il cambio si presenta abbastanza sporco e grasso e quindi ha bisogno di un po' di pulizia. Prima di rimontarlo sul nuovo cerchio, pertanto, utilizzo dello sgrassatore universale Chantecler. Questo sgrassatore rimuove tutto il grasso e lo sporco presente sulla catena e sulle corone. Con l'utilizzo di un pennello possiamo andare ad effettuare una pulizia accurata. E dopo diverse passate, il mio cambio è tornato quasi come nuovo. A questo punto passiamo al nostro cerchio con motore da 250 watt. Un cappuccio protegge i pin di connessione al controller presente sul vano portabatterie. Questi pin portano sia la corrente per le tre fasi del motore, sia i segnali relativi ai sensori di Hall sulla posizione del motore. È il momento di inserire il cambio sulla filettatura ruota libera e stringerlo saldamente. Reinserisco la rondella e il dado di blocco sulla forcella, nonché il cappuccio finale. Verifichiamo l'avvitamento perfetto del cambio sul cerchione. A questo punto recuperiamo copertone e camera d'aria dal vecchio cerchio. Con l'utilizzo di queste leve togli copertone. Con una seconda leva andiamo a estrarre il copertone per tutta la sua circonferenza. È il momento di tirar fuori la camera d'aria partendo proprio dalla valvola di gonfiaggio rigorosamente italiana. Prima di inserire questa camera d'aria sul nuovo cerchio, vado ad applicare su tutta la circonferenza dello scotch per evitare che questi fori possano in qualche modo danneggiare la camera d'aria. Questa piccola accortezza iniziale preserverà la camera d'aria dalle forature da schiacciamento dovute, per esempio, ai marciapiedi. È il momento di reinserire il copertone e la relativa camera d'aria sulla mia nuova ruota motorizzata. Finalmente la mia ruota con motore su un mozzo centrale da 250 watt è pronta per l'installazione sul telaio. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno di mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale sul Fai da Te. Grazie per il vostro prezioso supporto. Una volta reinserita correttamente la catena, possiamo riavvitare la ruota sulla sua sede, avendo cura di stringere per bene questi dadi. E non ci dimentichiamo del cappuccio finale di protezione. La fase successiva prevede l'installazione sulla pedivella di sinistra del sensore di pedalata assistita. Una volta rimosso il tappo, vado a svitare la vite Torx presente al centro che blocca la pedivella sul perno.
La rimozione di queste pedivelle spesso e volentieri risulta problematica. L'alluminio di cui sono fatte spesso si deforma e impedisce la corretta estrazione. In questo caso ci potrà essere utile un po' di WD-40. Prima di avvitare, l'apposito estrattore di pedivelle, anche questo già compreso nel kit. Andiamo ad avvitare l'estrattore sulla filettatura femmina presente sulla pedivella. E a questo punto vi svelo un piccolo trucco per l'estrazione facile delle pedivelle. Dopo aver inserito abbattuta anche il perno centrale, con del ghiaccio spray andiamo a raffreddare il perno centrale della pedivella. In questo modo potremo estrarre con facilità qualsiasi pedivella anche sulle biciclette più vecchie. È il momento di inserire il nostro sensore PAS in dotazione nel kit. Si tratta di un sensore che non sente lo sforzo sui pedali, ma semplicemente la rotazione degli stessi. Ciò comporta un ritardo nell'intervento dell'assistenza di circa un secondo dall'avvio della pedalata. Una volta rimontate correttamente le pedivelle, andiamo ad occuparci del montaggio della batteria, che andrò ad adattare sul portapacchi posteriore che non ho intenzione di utilizzare in altro modo. Per realizzare una base solida di montaggio utilizzo questa tavola in legno di castagno opportunamente tagliata a misura che andrà fissata lateralmente al portapacchi. Per il fissaggio pratico dei fori da 2-3 mm di diametro al massimo, per evitare che il legno si spacchi dopo aver inserito la vite autofilettante. Se anche voi decidete per questo tipo di montaggio, tenete bene a mente le dimensioni della vostra molla rispetto alle dimensioni del pacco batterie. A questo punto posso fissare il portabatteria con controller integrato attraverso i tre fori presenti. Anche in questo caso vado a perforare il legno per evitare che le viti possano spaccarlo. Il montaggio sul portapacchi posteriore è reso possibile dal fatto che la molla presente su questo portapacchi ha esattamente le stesse dimensioni della mia batteria e quindi contribuirà a stabilizzarla sulla sua posizione. Questo montaggio artigianale da me arrangiato sul portapacchi posteriore sembra essere anche più stabile del montaggio previsto sulla canna. Bene, passiamo al montaggio del display di controllo. Montato sulla parte centrale del manubrio attraverso l'apposito morsetto, questo display da 3,5 pollici mostra i 5 livelli di assistenza alla pedalata, la velocità in chilometri orari, la potenza erogata, lo stato della batteria ed eventuali errori del BMS. È presente un menu segreto accessibile tramite il tasto Set tenuto per 2 secondi. Si può accedere ai vari parametri del controller. Su Set 1 possiamo azzerare il contatore dei chilometri percorsi. Su set 2 possiamo andare a impostare la velocità massima oltre la quale non interviene più l'assistenza alla pedalata. Set 3, diametro della ruota nel formato europeo. Menu 4, possiamo impostare la visualizzazione in chilometri o miglia orarie. E infine menu 5, il voltaggio della batteria. In altri menu segreti possiamo impostare altri parametri che riguardano principalmente la sensibilità del PAS, nonché la disabilitazione dell'acceleratore o il suo bloccaggio ai 6 km orari per rimanere nei limiti di legge, cosa che ho fatto per mantenere il mio acceleratore. In questo modo posso sopperire alla mancata assistenza alla pedalata all'avvio della bicicletta. Se intendete montare questo acceleratore, dovrete anche con il kit di chiavi in dotazione sostituire le pinze dei freni con quelle in dotazione del kit dotate di un micro switch che interrompe la potenza al motore istantaneamente. Potete rimuovere le manopole del manubrio con un cacciavite e del WD-40.
Per montare i nuovi freni, una volta sfilato il cambio, è necessario allentare il dado del freno, tirare fuori il cavo dalla vecchia pinza frenante ed inserirlo sulla nuova pinza. Quest'ultima si collegherà attraverso un apposito connettore al display. Terminato il montaggio, possiamo andare a stringere il dado sulla corretta tensione di azionamento. Piccolo suggerimento: per chiudere i cavi d'acciaio sfilacciati potete utilizzare semplicemente un terminale da elettricista. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Fissato l'acceleratore e reinserita la manopola del cambio, posso andare a reinserire e bloccare tutto il resto. Prima di collegare i connettori fra loro con delle fascette da elettricista, vado a stringere saldamente i cavi al telaio della bicicletta. Nell'effettuare le connessioni tra connettori maschi e femmina, rispettate la presenza delle freccette sulla parte esterna. Tutti i connettori hanno delle posizioni obbligatorie, pertanto è impossibile sbagliare. Anche per quanto riguarda i collegamenti posti sul manubrio tra acceleratore, freni, display e centralina. Una volta effettuati tutti questi collegamenti, facilitati dai connettori vincolati, e soprattutto una volta stretti questi cavi al telaio con l'utilizzo delle fascette comprese nel kit, la nostra e-bike è pronta per l'utilizzo. Vi ricordo che se avete delle domande a proposito potete inserirle nei commenti. In descrizione inserirò anche il link al produttore di questi kit con un eventuale codice sconto. Beh, a questo punto non rimane che andare a fare un bel giro di prova. Ho caricato tutta la notte la batteria, che ora è completamente carica. Accendo il display e imposto il livello di assistenza 5, ossia il massimo. L'acceleratore impostato sui 6 km orari funziona correttamente. Non mi rimane che partire. L'assistenza alla pedalata interviene circa un secondo dopo l'avvio, ma una volta avviata è molto fluida. Grazie a questo motore ogni salita sembrerà una pianura e voi potrete finalmente tornare bambini. Bene amici, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per la visione e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta.